Laudate Dominum omnes gentes, laudate eum omnes populi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo oggi questa Santa Messa per Luigi Quintieri, che è passato proprio ieri alla casa del Padre. Preghiamo per la sua famiglia, per la moglie Fiorina, per i figli, per tutti coloro che in questo momento sono in lutto. Per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo, o Dio, che hai redento l'uomo e lo hai innalzato oltre l'antico splendore, guarda all'opera della tua misericordia e nei tuoi figli nati a vita nuova nel battesimo, custodisci sempre i doni della tua grazia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli, salpati da Pafo, Paolo e i suoi compagni giunsero a Perge di Panfilia. Giovanni si separò da loro e ritornò a Gerusalemme. Essi invece, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiochia di Pisidia. Entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, si sedettero. Dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dire loro: «Fratelli, se avete qualche parola di esortazione per il popolo, parlate». Si alzò Paolo e, fatto cenno con la mano, disse: «Uomini di Israele, e voi timorati di Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo di Israele scelse i nostri padri ed esaltò il popolo durante il suo esilio in terra d'Egitto e con braccio potente li condusse via di là. Quindi, dopo essersi preso cura di loro per circa 40 anni nel deserto, distrusse 7 popoli nel paese di Canaan e concesse loro in eredità quelle terre per circa 450 anni. Dopo questo, diede loro dei giudici fino al profeta Samuele. Allora essi chiesero un re, e Dio diede loro Saul, figlio di Cis, della tribù di Beniamino, per 40 anni. E dopo averlo rimosso dal regno, suscitò per loro come re Davide, al quale rese questa testimonianza: «Ho trovato Davide, figlio di Jesse. Secondo il mio cuore, egli adempirà tutti i miei voleri dalla discendenza di lui, secondo la promessa. Dio trasse per Israele un Salvatore, Gesù». Giovanni aveva preparato la sua venuta,
predicando un battesimo di penitenza a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: «Io non sono ciò che voi pensate che io sia. Ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di sciogliere i sandali». Parola di Dio. Il Signore è fedele per sempre. Alleluia. Canterò senza fine le grazie del Signore. Con la mia bocca annunzierò la sua fedeltà nei secoli, perché hai detto: la mia grazia rimane per sempre. La tua fedeltà è fondata nei cieli. Il Signore è fedele per sempre. Alleluia. Ho trovato Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato. Con la mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Il Signore è fedele per sempre. Alleluia. La mia fedeltà e la mia grazia saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua potenza. Egli mi invocherà: tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Il Signore è fedele per sempre. Alleluia. Testimone fedele, il primogenito dei morti, ci hai amato e ci hai liberato dai nostri peccati dal tuo sangue. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli, Gesù disse loro: in verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto. Ma si deve compiere la scrittura: colui che mangia il pane con me ha levato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà venuto crediate che io sono. In verità vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Un servo non è più grande del proprio maestro, né un apostolo è più grande di colui il quale lo ha mandato. Se hanno perseguitato Gesù, perseguiteranno anche noi. Se hanno chiamato Gesù il figlio di Beelzebul, il capo dei demoni, figuriamoci un po', il Messia, il Cristo, il Dio fatto carne, chiamato capo dei demoni, non scandalizzatevi se perseguiteranno, se vi odieranno fino alla fine e nel peggiore dei modi, perché questa, come sappiamo, è la nostra grazia. Sentiamo parlare purtroppo spesso di scandali. Però vediamo come in questa lettura evangelica è anche attraverso uno scandalo, lo scandalo del tradimento di Giuda. Alzerà il calcagno contro di me, ma deve compiersi la scrittura. Ecco, questo è anche uno scandalo, però anche attraverso questo scandalo Gesù viene consegnato, crocifisso, ucciso e quindi glorificato per la redenzione del mondo. Gesù ci dice che sono inevitabili gli scandali in questo mondo. Dobbiamo perseverare fino
alla fine. Ecco, Gesù ci indica, Gesù, dandoci l'esempio, ci mostra come dobbiamo combattere e vincere. Gesù non disse mai a Giuda, via da me. Fai quello che devi fare, gli disse, perché deve compiersi la scrittura. È così che si vince il male, non facendo la vendetta, ma affidando a Dio la nostra causa. Noi non siamo di questo mondo, come Gesù disse a Ponzio Pilato. Questo mondo, anche Gesù, sembrava che avesse perso. È stato ucciso in croce, come se fosse stato sconfitto, scartato, umiliato, rigettato. Però per Dio era la pietra preziosa, la pietra angolare per salvare, redimere l'umanità. Ricordo una frase di Santa Faustina Kowalska nel libro della Divina Misericordia: l'umanità non troverà pace se non si affiderà totalmente alla misericordia di Dio. Dio permette anche il male per la nostra santificazione, purificazione, come permise anche il tradimento di Giuda. Però siamo noi che poi dobbiamo capire questa purificazione, questa santificazione per tornare a Dio, per essere salvati. Come anche San Paolo oggi ci dice nella prima lettura, inizia la sua testimonianza, si alza nella sinagoga e parla ai suoi fratelli giudei e ricorda loro che Dio ci ha liberato dalla schiavitù dell'Egitto per condurci alla terra promessa. Però prima della terra promessa c'è il deserto. Ricordate i 40 anni di deserto? Così anche oggi Dio ci libera dalla schiavitù del peccato per condurci in paradiso. Però prima dobbiamo sopportare anche le sofferenze di questo mondo. Ma ecco, veniamo consolati, riceviamo la consolazione da Gesù, che è primogenito dei morti, è risorto e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre perché la comunità cristiana confermata nella fede renda ragione della propria speranza davanti a tutti gli uomini. Diciamo insieme: santifica nella verità la tua Chiesa, o Padre. Per tutto il popolo cristiano convocato nel giorno del Signore, Pasqua della settimana, perché manifesti la presenza di Gesù risorto con la gioia di vivere in uno stesso luogo e con lo stesso cuore, preghiamo. Santifica nella verità la tua Chiesa, o Padre, per la nostra comunità, perché cresca insieme ai neobattezzati come vera famiglia di Dio, assidua all'ascolto della parola, perseverante nella preghiera, testimoniante nella carità fraterna, preghiamo. Insieme a voi anche oggi vorrei ringraziare il Padre Eterno per tutti i bambini che sono nati in questo ultimo periodo. E vi porto la testimonianza di un'amica che non poteva avere figli per 12 anni. Abbiamo pregato insieme e la bambina è arrivata. Noi crediamo che sia per intervento divino, siamo certi, e quindi vogliamo ringraziare a Dio per questa bambina e per tutti i bambini del mondo che nascono ogni giorno, come dono gratuito dell'amore di Dio e dell'amore tra marito e moglie. Preghiamo, santifica nella verità la tua Chiesa, o Padre. O Dio nostro Padre, principio e fonte di ogni dono, lo Spirito del tuo Figlio risorto ci introduca nella pienezza della verità pasquale e ispiri i gesti e le parole per testimoniarla nella realtà umana del nostro tempo. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, l'offerta del nostro sacrificio, perché rinnovati nello Spirito possiamo rispondere sempre meglio all'opera della Tua redenzione. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la Tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale il Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro Avvocato, sacrificato sulla croce, più non muore, e con i segni della passione viva e immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esalta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Nicola e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Oggi in particolar modo preghiamo per Luigi Quintieri e di tutti coloro che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte della vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola di Gesù e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, Tuo è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, diamoci il segno della pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano in questa vita e per
per la vita eterna. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Alleluia! Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, che nel Signore risorto riporti l'umanità alla speranza eterna, accresci in noi l'efficacia del mistero pasquale, con la forza di questo sacramento di salvezza per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace e rendiamo grazie a Dio. Dato che oggi siamo alla vigilia della festa della Madonna di Pompei, vogliamo pregare insieme una bella salve o Regina. Salve o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsu dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine, Maria.